Milano, è la nostra ala, l'ala fisica, nel senso che è un grande cercatore, un fisico, una scienze dure, diciamo, di cui abbiamo bisogno un po' di letterati, ma che si occupa soprattutto di letteratura. Poi Marco Levi, Domenico Pinto, insomma, è un bel ensemble, Francesco Martelloni, eccetera. Dunque, volevo cominciare dando qualche piccola nota su perché siamo qui. Siamo qui perché, evidentemente, i compagni di Brai hanno poi pensato di coinvolgerci in questa inaugurazione e siamo felicissimi di contribuire con il nostro piccolo a che la festa possa così mostrare le danze più disparate. Devo dire, io, essendo l'unico residente a Torino della compagine indiana, sono legato a San Salvario perché qualche anno fa feci, quando collaboravo con la città, col comune, questa iniziativa che erano i panegirici, e chi abita San Salvario forse se ne ricorderà, ovvero erano brani di letteratura stampati sulla carta del pane e che venivano distribuiti nelle panetterie di San Salvario. È stata una delle cose di cui sono più fiero, per questo ve ne parlo, perché il discorso che la letteratura, questo ditto, no, che vuole che la letteratura non dia pane, almeno in un caso non fu così. Dopodiché, ognuno doveva portarsi la mortadella e il comparato, diciamo, solo il pane veniva dato con la letteratura. Però l'idea che Borges, no, Parese, che erano interessi, ma anche gli autori come Mario Bianco, che è un autore di San Salvario, o un blogger come Matteo Di Simone, potessero essere distribuiti, no, andare sulle tavole degli abitanti di San Salvario, era una cosa, secondo me, molto pop, molto giusta. Qui con me, tra altre cose, c'è, nel senso che è qui presente, sono felicissimo, da Napoli, Tommaso Ottonieri, che appunto è stato uno dei creatori, animatori e fondatori del gruppo 93, di cui qualcuno magari si ricorda e sa che fu anche qui un tentativo di portare un po', no, il pane nelle case, no, delle persone, pane letterario. Allora, io direi, giusto volevo dire, in Azione Indiana, se dovessi credere, no? Cioè, quelli là tipo che scrivono sul giornale o sul Libero, no? Cioè, che poi non lo so se sono giornali veramente questi qua, però, cioè, se dovessi veramente credere a questi qua, ebbene, Nazione Indiana, sapete come disse Libero a proposito di una discussione che ci fu in rete e che noi animammo, ovvero, ma se uno è compagno, no? Cioè, se uno è di sinistra, no? Cioè, è giusto che scriva sul giornale di destra? Cioè, ma non era nessun processo, c'era una domanda così, comunque era molto più articolata, io la dico così quasi banalmente, era, cioè, com'è possibile che uno scrittore, un anarchico come Paolo Nori, scriva su Libero? Cioè, una domanda che tutti noi ci facciamo, no? A volte quando, per esempio, la vostra migliore amica vi presenta il suo nuovo fidanzato che è fascista, però è intelligente e simpatico, poi ci state insieme e ci parlate, no? Cioè, perché è giusto, è simpatico ed è pure piacevole passarci la serata, magari. Cioè, ti crea dei problemi, no? Poi, come quando appunto trovate la scritta Che Guevara, uno di noi, no? In voce celtica, dicevo, come è stato fatto da Che Guevara, uno di noi? Non era uno di noi, per dire. Certo, non è bello ragionare uno di noi, uno di voi, sempre. Anzi, credo che i blog letterari abbiano avuto una funzione importante, quello di essere proprio anche problematici, no? Trasversali. E allora, appunto, come omaggio ai giornali di Libero e il giornale, volevo fare un omaggio alla libreria, con una famosa maglietta che diceva "Ad avere il baffone", perché dissero di noi che eravamo Nazione Indiana, un sito stalinista. Vabbè, quindi è un omaggio alla libreria, ai Brai, mettiamo qua. Cosa c'è scritto? "Ad avere il baffone", che traduzione è in piemontese scritto, cioè ariacunese. "Ad avere", lo usate anche in, comunque deve venire, no? Tutti si aspettavano l'arrivo del baffone, però baffone, non arrivo. Seconda cosa che volevo dirvi, omaggio sempre alla libreria. Queste qua sono delle... Ma se tu lì, non la niente, però devi mettere. Salutiamo anche gli Sparagliuti, che siete un collettivo blogger, poeti, letterati, giocatori di pallone scarsini un po', Francesco, però Zeno che sono lì.
Dunque sono le pantine per chi e le pantine per introdurre Stefano Zangrano, lo applaudiamo, è il traduttore di gli ultimi due libri, no? Per Feltrinelli, giusto? E anche perché poi adesso lo dico lì. E di Antonio Sparzani che ci parlerà un po' di Murene, perché delle pattine? Delle pattine perché cioè, tutti siamo stati traumatizzati nella nostra storia da una zia che vi costringeva, quando andavate a trovarla, a mettere delle pattine prima di entrare in casa. Tutti siamo stati traumatizzati dall'idea di essere ridicoli nel dover camminare, perché camminare sulle pattine non è facilmente, cioè non è molto classico, no? Cioè, essere ridicoli. Cioè per, so che qui siamo in zona di sci di fondo, di cose che magari non è, però è molto ridicolo, no? Però le pattine sono anche un indice di entrare un po' in una gamba tesa sulle situazioni, ed è quello che volevamo fare appunto nel vostro luogo, cioè entrare timidamente, nei limiti del possibile, e augurare appunto alla Repubblica di avere tantissime persone disposte a, no, a mettere delle pattine e ascoltare le voci dei libri che a volte sono silenziose, nel senso sono, non sono chiaramente, no, non gridano, non urlano, no? Un libro vi parla di un'immagine, una quarta di copertina, quindi bisogna entrare un po' in risonanza con i libri. Dunque, detto questo, io direi, quindi stasera presentiamo il secondo volume della collana Murene, direi allora attacchiamo con questo secondo volume, poi Antonio ci racconterà brevemente la collana Murene, il libro che abbiamo, il primo che è qui anche, e poi soprattutto speriamo che molti di voi si abbonino a questa impresa culturale, il cui costo è di 20 euro. C'è tutto, i quattro numeri. Ah, tre numeri. I tre numeri. È vero, ma non diceva quattro, no, il quarto senso. Perché appunto è vero che a volte le cose che valgono molto non costano necessariamente tanto, anzi. E quindi la parola a Stefano Zangrano, che è venuto da, pensate, da Rovereto, si è fatto diverse ore, diciamo, di viaggio per poter assistere e augurare la libreria Grandi Giorni. Prego, Stefano Zangrano. Ok, grazie. Io farò la parte del serio. Sono assolutamente all'altezza della sua introduzione. E no, grazie alla libreria dell'ospitalità. Io mi limito veramente a presentarvi questo secondo volume di una collana che poi Antonio, di cui Antonio parlerà più diffusamente o più in dettaglio. Parlo di questo perché è l'ultimo uscito e l'abbiamo fatto insieme. Io non sono praticamente membro di Nazione Indiana, però ho dei compagni di strada, degli amici che sono dentro, e quindi abbiamo avuto quest'idea. Ingo Schulze, non so, penso che alcuni di voi lo conoscano, almeno i suoi libri escono da Feltrinelli, quindi è abbastanza noto. È uno scrittore di lingua tedesca, nato a Dresda nel 62, quindi nato e cresciuto nella Germania dell'Est, e che poi ha vissuto in prima persona la Wende, il passaggio dell'89. E questo passaggio epocale per lui è diventato un tema importante, nel senso che molti suoi libri, i primi suoi libri, non per, come posso dire, per ragionamento imprenditoriale letterario, ma proprio per un grosso grumo, uno snodo in suo interiore, sono diventati, cioè affrontano il tema della Wende sotto una prospettiva esistenziale, sociale e quant'altro. E io di Ingo Schulze, che conosco da 10 anni, che ho avuto la fortuna di conoscere a Berlino e con il quale si è sviluppata una bella amicizia, lo traduco, ho tradotto i suoi ultimi due libri per Feltrinelli. Il terzo, dal quale è stato tratto questo racconto, uscirà in primavera. E quindi questo episodio, che per certi versi si discosta un pochino dalla volontà delle Murene, di questa collana, di andare a esplorare autori più o meno nascosti o ancora da scoprire, questo è stato un po' il frutto di un percorso comune che ha visto Schulze comunque condividere con Nazione Indiana e con me alcuni momenti abbastanza
belli e importanti anche del, insomma, del nostro, dei nostri velleitari tentativi di fare qualcosa nell'ambito delle lettere, no? Per esempio Ingo scrisse un bel testo, un bel saggio, un intervento che si chiamava, che abbiamo intitolato in italiano Ritrovare le parole, che uscì su Sud, la rivista di cui Francesco è direttore artistico. È un, come si chiama? Come si dice? Formato tabloid, si dice. No, non è un tabloid, come si dice? Vabbè, no, questo è per dire, poi ci diede un racconto da, che uscì su Nazione Indiana in anteprima, e poi comunque è un intellettuale che è molto presente in Germania, che per esempio che Günter Grass ha un pochino anche definito, un pochino, se si vuole, il suo successore, comunque colui che si cimenta, che si espone in prima persona quando si tratta di affrontare le grosse questioni sociopolitiche della Germania contemporanea. I suoi articoli si leggono regolarmente sulla Süddeutsche Zeitung, sulla FAZ. E nulla, e quindi di Schulze, Schulze fu borsista, se così si dice, a Villa Massimo, che è, diciamo, l'Accademia tedesca a Roma nel 2007. Non so se vi sapete, la Germania ha tutto un sistema di sostegno agli artisti che noi nemmeno lontanamente possiamo immaginare. L'Accademia di Villa Massimo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, l'istituzione più autorevole. Artisti di tutte le discipline vengono ospitati per un anno in questa accademia a Roma, pagati, spesati insieme alla famiglia, e possono lavorare indisturbati all'Europa. Lui ride perché è talmente surreale, per me penso che... Arriva una lettera del genere a un autore italiano, muore sul colpo. Ma proprio, sarebbe proprio un ictus, gli viene, no? Una cosa. Un anno tutta la famiglia. Forse tutta la famiglia, lo preoccuperemo. Non lo so. Comunque sta di fatto che in quell'anno gli scrisse un romanzo che è Adam ed Evelyn, uscito per Feltrinelli poi l'anno scorso, due anni fa. Però nel frattempo raccolse materiali su Italia. Viaggiò molto, ha visto la Sicilia, Napoli, il nord, il centro, insomma ha visto diversi posti. E ovviamente uno scrittore tedesco che viene in Italia, da diversi posti, ha alle spalle tutta una tradizione anche piuttosto corposa e pesante con cui confrontarsi. Cioè tu, scrittore tedesco, non arrivi in Italia e dici adesso faccio due appuntini. No, hai il viaggio in Italia di Goethe, prima ancora, poi c'è il Soime, hai tutta una tradizione con la quale, se sei scrittore, volente o nolente, ti confronti. Ora, Schulze cosa ha fatto? Ha scritto dei racconti. Sono nati dei racconti poi da questo soggiorno romano, comunque dagli appunti, da questo soggiorno italiano. Di quei racconti poi è stato fatto un volume. Questo racconto Schulze ce lo diede per Le Murene, che in realtà sono un progetto che da tempo aveva da realizzare, poi ovviamente ci sono stati dei tempi fisiologici. Ci ha dato questo racconto quando il libro non esisteva ancora. Quindi quando non esisteva ancora l'idea del volume intero, doveva ancora finirli. E questo è per me uno dei due o tre più belli del volume. Si chiama L'angelo, le arance e il polipo ed è ambientato a Napoli. È un racconto che parla di Napoli. E è stato tradotto, mi ha accompagnato nella traduzione Valentina Di Rosa, che è una germanista che lavora e vive a Napoli. E anzi l'abbiamo rivisto insieme d'estate a casa di Schulze in una dacia, le chiamano loro, di Schulze, vicino nel Brandeburgo, e quindi le sono molto grato, e senza il suo intervento questa traduzione non sarebbe così. E io credo che la cosa migliore per darvi un'idea di cosa fa adesso Schulze o cosa ha fatto con questi racconti sia quella di darvi un piccolo saggio, no? Di qualche riga, insomma. E per cui io direi un assaggio dell'incipit e poi magari dall'interno, va bene? Perfetto. Che ne pensate? Va bene? Sì. Sì, no? Sì, che ne pensate? Io non è. Va bene? Perfetto. Allora, così. Che ne pensate? Ma va. Era molto... Oggi in imbarazzo. Lo scorso fine settimana, al terzo d'avvento, ho finalmente spacchettato l'angelo. Un anno fa a Napoli ci avevamo messo quasi 2 ore a sceglierlo. In realtà non volevamo nessun angelo. Volevamo alcune statuette per il presepe, di quelle che nel periodo di Natale si trovano in quasi ogni chiesa italiana. Lì si espandono fino a generare interi paesaggi e città, come da noi le ferrovie giocattolo. Durante un precedente soggiorno a Napoli, avevo acquistato una statuetta del genere, un'ortivendola con il suo banco di frutta e verdura. Finché la tenevo nel palmo della mano, mi appariva bella e smarrita, come l'unica abitante di una stella.
Nella camera delle bambine, tuttavia, perdete dapprima i meloni e le arance, poi la testa. Anche per questo avevamo rinunciato al nostro intento originario. Ma a dire il vero, l'angelo fu un'idea di Ralph. Non c'era stato verso di dissuaderlo dal regalarcene uno di quelli grandi, i migliori costavano intorno ai 200 euro. Un ringraziamento per la nostra ospitalità, come disse. L'anno scorso Ralph era venuto a trovarci a Roma due volte e tutte e due le volte era sparito di punto in bianco. Col senno di poi sembra quasi che ci abbia lasciato in dote una sorta di figlio. Dopo quell'ultimo incontro a Napoli, in cui fermò un taxi per lanciarsi all'inseguimento dell'auto con le donne a bordo, la cartolina di auguri natalizi ricevuta ieri, nella quale si informa se l'angelo sta sempre lì, sospeso nel suo volo, è stata il suo primo segno di vita. Quanto all'angelo, quasi non sarei stato più in grado di descriverlo, alto, all'incirca 40 centimetri, dallo stile barocco. Quando le strassi dal morbido involto, mi parve curiosamente rimpicciolito, finché non ne scoprì le ali, impacchettate a parte. Tutto a un tratto rividi il volto del venditore deformato dallo sforzo che cercava di staccare le ali dell'angelo mentre sua moglie spiegava che non dovevamo preoccuparci per il trasporto. Ogni anno spedivano interi presepi in Canada, Australia, Giappone. Con ampi movimenti delle braccia spronava il marito mimando con grande destrezza l'estrazione e l'inserimento di invisibili ali d'angelo ed esclamando «Si fa così, si fa così!». A ripensarci oggi mi stupisce che ci siamo poi risolti a comprare quell'angelo. Le ali gli erano state prima staccate, poi riconficcate. Ma Ralph aveva insistito. Bastava guardare anche solo le mani, parevano vive come se suonassero l'arpa. Eccetera. Questo è l'inizio, che racconta tutta una serie di... Ci sono già gli elementi. Negli racconti di Schulze spesso hanno un personaggio, che, come questo Ralph, che arriva e scombina più o meno i piani, l'ordine delle cose, turba e perturba. Ralph, in questo caso, è il personaggio che perturba la... diciamo... non guasta, proprio rende la gita a Napoli della famiglia Schulze, ma anzi non dico Schulze perché è un personaggio che assomiglia molto all'autore, ma ovviamente poi c'è una grossa parte di invenzione. Personaggio che arriva e diciamo che rende il soggiorno più movimentato. Io mi limito a leggervi ancora un passo di una pagina che è tra le mie preferite in assoluto di Schulze. Non ve lo leggo tutto, se no vi anticipo quasi quello che succede. Quasi come finisce, perché è verso la fine. A un certo punto vanno all'acquario. Vanno all'acquario e incontrano un polipo. E questo è l'inizio. Finalmente scendemmo nell'acquario, dove l'odore era ormai molto meno penetrante che al nostro arrivo. Ci fermammo subito davanti alla prima vasca, nella quale un grande polipo se ne stava immobile sopra le pietre. Non è un'invenzione posteriore affermare che il suo atteggiamento ricordava quello di una persona seduta su una chaise longue. Anzi, in qualche modo mi ricordava il Goethe di Tischbein. La testa possente e il tronco, difficile distinguere l'uno dall'altro, era appena reclinata verso sinistra, mentre tutti i tentacoli erano distesi verso destra. Era strano guardare le ventose, le conoscevo sotto forma di insalata di polpo o come frutti di mare. Anna, una figlia, chiese se il mollusco era vivo. Effettivamente somigliava piuttosto a un ammasso di alghe. Senza le spiegazioni della signora Gröber saremmo passati presto oltre. Ci spiegò che aveva tre cuori e inoltre il sangue blu. Era una creatura nobile, disse. Considerando il rapporto tra massa cerebrale e peso complessivo, era infatti più sviluppata dell'uomo. E per quanto riguarda l'eleganza, aggiunse con un tremito agli angoli della bocca, abbandonare l'acqua è stato senza dubbio un errore dell'evoluzione. Le estremità dei tentacoli cominciarono a muoversi. Mi chiesi se quel lieve incresparsi provenisse dal polipo o fosse effetto della corrente. Poi però apparve evidente che i tentacoli erano attraversati da un moto ondulatorio che si faceva sempre più intenso, come un motore che sale lentamente di giri. Parevano tutti uguali nel modo che avevano di divincolarsi, ma il loro moto era tutt'altro che sincronico. Non era incredibile che i movimenti di quella massa potessero appartenere a una sola unica creatura ed essere sottomessi a una sola unica volontà? Alcune estremità si attorcigliavano, altre si srotolavano, le une si sollevavano, le altre si abbassavano, le une si slanciavano più forte, le altre meno. Quell'animazione composita, eppure unitaria, aveva un effetto addirittura ipnotico. Le bambine ne avevano abbastanza e proseguirono verso la vasca successiva. Quasi quasi mi fermo, anche perché è solo un assaggio. Però sentite come lui sta sulle cose, sta sui dettagli, un assaggio di pollo. Sta sui dettagli riuscendo a creare una vaghissima comicità, non è neanche comicità, un'ironia che però ha sempre, come posso dire, una,
una dolcezza, una compartecipazione a quello che osserva, no? Ed è questo uno dei grandi, delle grandi caratteristiche di Schulze, che fa secondo me di questo racconto del culmine, e poi culmina con, diciamo proprio con succede qualcosa a questo polipo, che non vi voglio anticipare, ma che è veramente molto molto, come posso dire, impressionante. Ecco, questo è il secondo volume, io lascerei davvero la parola a Antonio, vi ringrazio, e che presenta poi la collana nel suo insieme. Ringraziamo Stefano. Stefano Zangrano, che si appunto a vivere a Lorenzo, Bolzano, Trento, insomma, l'ala nord-est, è un romanziere innanzitutto, questo bisogna dirlo. Dopodiché è saggista, scrive appunto per Aria, scrive letterario e traduttore appunto dal tedesco. Antonio Sperzani, Morene, dal polipo alle Morene, cioè restiamo nel mare. Tante cose, poi abbiamo anche il nome anche della libreria, no? Ci suggerisce qualcosa. Un'onda. Eh sì. Un'onda, no? A volte dice. Dunque. Mettiti qua, dai. Io vado lì. No, ma sì. No, qua. Dunque, no, io dico solo poche cose perché già vi abbiamo informato. Allora, la morena è un pesce che morde, no? Noi vogliamo che questi libri mordano. Vogliamo che mordano nel senso che vi scavino qualche pezzettino, che riescano a sollevare e a suscitare il vostro interesse in maniera non banale. Il primo volume naturalmente è stato il frutto dell'avrebbero dovuto uscire molto tempo fa, invece sono usciti adesso, però finalmente ci siamo tutti qui contenti. I 21 componenti di Nazione Indiana sono tutti felici di poter esibire, diciamo, le proprie murene. Il primo volume è già uscito da 6-7 mesi ed è un volume di Stephen Rodefer. Rodefer è un personaggio completamente sconosciuto in Italia, come tutti quelli che noi pubblicheremo nelle Murene. Adesso Schulze sarà più conosciuto, ma questo testo era, come ha detto lui, era del tutto sconosciuto. Allora, Rodefer è un poeta statunitense che vive a Parigi, in un luogo, e che casualmente, siccome era vicino di casa, ha conosciuto uno di noi, un indiano, che adesso non è più a Parigi, è a Chicago, all'Istituto di Cultura Italiana, ma ha avuto l'avventura a Parigi di conoscere questo personaggio e di farselo amico per quanto possibile e di carpirgli questi testi che abbiamo pubblicato come il primo volume, di cui adesso vi leggerò un pezzetto. La prosa non è una prosa, per carità, il testo di Rodefer io non saprei classificarlo, è su quei confini tra poesia e prosa in cui forse è stupido entrare in classificazioni complicate, no? Però è un testo forte, è un testo da Murena, come sentirete. Il terzo volume sarà... il terzo volume stendiamo un bel velo di mistero, così vi arriverà quelli fortunati che si apponeranno questa sera qui avranno la sorpresa del terzo volume, che di un autore portoghese, vi dico solo questa piccola anticipazione. Dunque, cosa scrive Rodefer? Scrive così. Il volume è fatto di varie parti, c'è una parte che semplicemente sembrerebbe più poetica perché va a capo e c'è una parte fatta di brevi pezzi in cui invece non si va a capo, cioè si va a finisce la riga. All'interno di questo ci sono vari capitoletti con vari titoli. Il titolo che ho scelto io è Recinzione dell'alce. È l'alce che rimane, che sta l'alce. Io e Francesco vi leggiamo in rapida successione questa cosa. Scrissi parole sul ciglio della mia casa e attorno agli angoli della tua bocca. Aspettavo quei giorni che aspettano che la vita li inglobi. Le figure di Pompei erano fatte
che scavate per me. Le prendo sul personale. Se imbarazzato dal mio lavoro, mi volgevo alla satira. Ciò che non sarà mai positivo, non di meno lotterà. Di notte come un animale selvaggio e di giorno come un cane. Gli epigoni vengono scherzati, niente da fare per le affinità elettive. Il lavoro adesso non è che un tratto a matita, volgare ma importante. Dedica il suo orifizio ad avventurarsi nella gestione delle modalità. Sarà un eroe con un'ala sola, ma non sarà mai soddisfatto di nessuna veduta del mondo, a meno che non possa dirigersi verso i suoi tratti essenziali. Anche quando sono nascosti alla vista, si affretterà a farli materializzare. La colpa di ogni sforzo sarà ogni giorno tentare troppo. Mai troppo spesso, la nostra arte non ha alcuna importanza, ma questo non importa. Siamo nati in questa strettezza e dobbiamo trarre da questa situazione più di quanto sembrerà mai possibile. Decidere cosa servirà a fare cose al di là del proprio potere, il riconoscimento difende la risata, la ragione, il dimenticarsene su un tappeto di memoria. Qua devo sedermi perché è molto importante questa parte, vivrete anche voi una forma di risonanza empatica con il testo. Ok. Tuttavia, non è da disprezzarsi che il matrimonio possa essere un grande sollievo. La sposa e lo sposo trovano quel luogo pieno di nulla in cui pure si fanno sommergere dall'emozione. La fonte di ogni felicità successiva sarà il vivere senza pretese. Chi non lo farebbe? Mio padre, che vive qui, mi regalò la barchetta, il trenino e il teatro dei burattini, mi vestivo come un amante alchimista al mare. Benché tu mi prendessi per un semplice struttore, se non sono uno zingaro puoi sempre pensare che sono un po' strano. E così la storia dell'arte, la falsificazione di fatti che nel loro accadere non sono né fattuali né storici, così il movimento di cui sono una parte e che non è altro che una parte del mio e del nostro, ma anche vostro, proprio sviluppo. Grazie. Grazie a te. Grazie anche a Madame Libraire, Messieurs Libraire che ci hanno invitati. Vi dicevamo, se sostenete il movimento, nel senso proprio il movimento di Nazione Indiana, di questa collanina, ne saremmo molto felici. Come dicevamo, non è un costo eccessivo, i testi sono veramente molto belli ed è un segno importante che si dà anche ai lavori letterari. Qui abbiamo un numero limitato, per caso volesse abbonarsi paga 20 euro, gli viene dato ai primi, viene dato il primo e il secondo volume. Quando sono finiti gli vengono mandati, lasciare il diritto. Chiaramente noi con i compagni librai abbiamo un rapporto, vi faremo avere i libri in carne e ossa, diciamo, per abbonamenti in vis-à-vis, no? Voilà. Dunque grazie ancora per l'attenzione. Stefano Zangrando, Antonio Sparzani, Ingo Francesco Forlani. Per chi si abbona avrà una pattina, eh? Per chi si abbona anche per 2, okay? In modo da...